Siamo con Lorenzo Badassari, uno dei due alfieri del Forward Racing Team insieme a Luca Marini. Bene, hai finito da poco i test Erez. Come sono andati? Qual è stata, diciamo, il responso di questi test? Sì, diciamo che a Jerez siamo partiti con il piede giusto perché i primi test sono andati molto bene, l'approccio con la nuova moto è stato molto positivo perché mi sono adattato subito velocemente al nuovo telaio e sin dai primi giri sono riuscito ad andare forte e siamo contenti perché l'esito dei test, anche come passo gara, come ritmo, è veramente positivo. Quindi siamo motivati per l'inizio della stagione. Ecco, quindi motivati per l'inizio della stagione, qual è effettivamente allora il tuo obiettivo stagionale per questo mondiale? Sì, l'obiettivo, diciamo che è innanzitutto dare il massimo, perché quello è fondamentale. E poi andiamo con la consapevolezza che posso battermi per le prime posizioni e che comunque siamo molto competitivi, però bisogna sempre tenere la testa bassa e lavorare molto e porsi come obiettivo comunque di dare il massimo. Quindi diciamo non ti sbilanci sulle posizioni in classifica o comunque sui punti, cioè sappiamo che alla fine sei arrivato nono con 96 punti lo scorso campionato, anche con un podio in Australia, quindi magari ripeterlo sarebbe il massimo secondo te? Giusto, sì, dico di non sbilanciarmi più che altro per le posizioni, perché non guardare tanto al campionato ma iniziare pensando gara per gara, a fare il meglio possibile. Ripartire direi da come abbiamo terminato la stagione l'anno scorso e poi pensare gara per gara. Ecco, quali sono i piloti che comunque ti contenderanno il titolo comunque nel moto mondiale, che magari temi o rispetti di più all'interno di questa competizione? Al momento direi che comunque bisogna di piloti di riferimento, secondo me c'è Zarco che sarà una conferma dell'anno scorso e poi non bisognerà sottovalutare Rins, che l'anno scorso da rookie subito è partito con un grande primo anno, e poi c'è Luti che è un veterano, poi Loz che è passato alla Calex quest'anno, è molto competitivo. Noi sappiamo che tu sei uno dei tanti che alla fine si è avuto l'onore di allenarsi con Valentino Rossi. Ecco, quanto è importante secondo te una persona, oltre che persona, un pilota così importante a livello anche di insegnamento per quello che poi sarà magari il tuo futuro? È importantissimo perché comunque è un nostro, cioè, si allena con noi, c'è questo, la VR46, che è un gruppo che quindi ci alleniamo tutti insieme, con lo spirito di divertirsi, e poi c'è il nostro maestro, che lo chiamo maestro perché comunque ci dà molti consigli e ci aiuta, e questa è una cosa molto dove c'è solo da prendere, da apprezzare. Poi chiamarlo maestro non è nemmeno il termine giusto, perché comunque è un compagno, perché si mette molte volte al nostro livello. Ecco, sei in grado magari di fare un pronostico su quella che magari è la MotoGP? Secondo te, ad esempio, questo può essere l'anno buono per Valentino dopo quello che è successo a Sepang e tutto quello che ci siamo lasciati indietro col vecchio motomondiale? Secondo me sì, secondo me lui è ancora molto competitivo, ancora può dire la sua, e non solo dire la sua, ma è molto competitivo perché l'abbiamo visto l'anno scorso dopo tutto quello che è successo, però è ripartito anche quest'anno comunque dei test invernali molto convinto. Poi lo vedo che quando si allena con noi non molla un attimo, quindi ancora c'è la voglia di far bene e di vincere lui. Quindi Valentino è sul pezzo, può vincere? È sul pezzo. Grazie.